Siamo alla provincia di Salerno con Stefania Ugatti che sta per presentare il suo libro dal titolo Gentilezza. Siamo all'interno della manifestazione Incontri con le autrici ideato da Anna De Rosa. Stefania Ugatti, brevemente, leggo perché non voglio sbagliare, è responsabile area educazione ex. Già, da pochissimo ma già. Ah, già, va bene. Diciamo che sei stata allora responsabile area educazione e ricerca presso la soprintendenza di Salerno e di Avellino. E sei stata anche membro del comitato unico. I verbi li aggiustiamo tutti, va bene. Ed è sei, quindi membro del comitato unico di garanzia del Ministero della Cultura. Questa sera, diciamo, sei in una veste completamente diversa. Hai scritto un libro, Gentilezza, un titolo molto particolare, poi ci spiegherà anche la motivazione del titolo. E volevo chiederti, e ti stavo dicendo, che avendo letto il libro mi ha molto colpito il fatto che tu racconti di te. Racconti di te e della tua famiglia, e questo è un atto sicuramente molto coraggioso. Ti chiedo cosa ti ha spinto a mettere nero su bianco una storia che riguardava te? Allora, diciamo che io parlo principalmente di me. La mia famiglia è un contorno, perché io sono la protagonista del mio film. Gli altri sono solo delle comparse. Un corollario. Sono delle comparse, amici, parenti, tutti. Tutti hanno avuto la funzione di far arrivare Stefania a questo punto. Quindi non c'è giudizio, non c'è bene o male. C'è un percorso che io ho fatto dove questi personaggi, io preferisco chiamarli personaggi, hanno interagito con me, o meglio, io ho interagito con loro. Hai parlato di percorso. Che percorso hai fatto? Dove ti ha condotto questo percorso? Allora, dove mi ha condotto? Questo ancora non lo so, perché io non so dove sto andando, ma so perfettamente dove devo andare. Cioè, dentro di me è chiaro se è sì o è no. Questo è un concetto che mi ha lasciato la nonna Evelia, diciamo che è l'unico personaggio che io lascio intatto. Perché è stato forte, e lei mi ha sempre detto: Stefania, se devi dire sì, lo devi poter sostenere, altrimenti dici no. È una cosa sulla quale riflettere, sicuramente tutti dovremmo riflettere su questo. Cosa ti ha fatto acquisire una consapevolezza? Perché la consapevolezza l'hai acquisita, perlomeno di quello che ti fa dire sì e di quello che ti fa dire no. Diciamo che io credo in me. Io credo in me. La consapevolezza è stato un processo che si è dipanato lentamente. Ma poi non finisce mai. Cioè, io oggi, diciamo, sono arrivata, sto a questo punto, mi sento adorabile e crudele. C'è un altro aspetto importante che ha avuto a che fare col tuo lavoro, ma che poi non riguarda solo il lavoro, ed è la comunicazione. La comunicazione importantissima sia nei rapporti interpersonali sia nel lavoro. Tu sei stata una pioniera, fammelo dire, perché nella pubblica amministrazione, prima di altri, ti sei resa conto che la comunicazione all'interno, tra le persone, tra i dipendenti, ma anche nella rappresentanza della pubblica amministrazione verso l'esterno, era un elemento importante. Ma tutte queste considerazioni tu le facevi sempre in questo percorso? Cioè, com'è che pensavi a queste cose? Cosa ti sembrava che mancasse? E allora io il percorso l'ho iniziato molto presto. Ero bambina, mi interrogavo, volevo sapere, guardavo, osservavo.
Mi difendevo fino a un certo punto, però quando ho iniziato a lavorare nella pubblica amministrazione il concetto era chiaro: noi facciamo servizio. Ed era una cosa che facevo fatica a spiegare. Poi con la legge 90 sulla trasparenza, il cittadino al centro, io ho afferrato al volo, ho detto wow, ce l'ho fatta, ci siamo arrivati. E quindi immediatamente mi sono aggaggiata ai programmi nazionali come il programma Cantieri, che mi ha aperto praticamente la mente, benessere organizzativo, tutte cose in cui io credevo profondamente. E poi ancora questo corso sulla comunicazione che ho fatto a Roma, che è stato un altro momento Importante. importantissimo, perché poi i percorsi non si dividono, è sempre lo stesso. Concordo. Quindi percorso di vita, percorso di lavoro, percorso figli, percorso è sempre lo stesso. Perché io entro e esco dai buchi neri. Il piacere massimo è che quando tu ci entri dentro questo buco nero, è il momento della catarsi, della purificazione e del cambiamento. Quindi tu riesci nuova. E così continua all'infinito, perché io già sono nell'eternità. Senti, tu hai detto prima, che questo processo, questo interrogarsi è nato da quando eri bambina. È stato difficile essere una bambina così, perché non penso che tutti i bambini abbiano queste caratteristiche. E non lo sai, perché quella è la tua realtà. Tu sei stato catapultato in quella realtà. Ci sei nato. E quindi non sai se è difficile. Sì, probabilmente ho avuto Nella momenti. relazione intendevo con gli altri, hai avuto, ti sentivi compresa, accettata o Diciamo che ho avuto un notavi. padre, che al di là del suo carattere cioè mi faceva sentire forte, cioè mi ha sempre fatto sentire forte, al di là di tutto. E quindi questo sì. Devo dire la verità. Io con il maschile ho avuto sempre un rapporto buono, nel senso che sono riuscita a gestirlo. Cioè, mi sono saputa difendere dal maschile, da quello che invece, un po' meno da quello femminile. Ti sei data una risposta del perché? E perché noi donne siamo complesse. Mi voglio spingere oltre. Va bene, hai Non mi ragione, voglio spingere. hai ragione. Leggere il tuo libro è stato davvero tuffarsi in qualcosa, in un processo. Concordo con quello che dicevi tu, perché ti trovi in presenza di una storia, ma che in fondo poi non è una storia, è un continuo divenire. Si passa da uno stadio all'altro, se mi consenti. Anche da un punto di vista della tua spiritualità, se così la vogliamo chiamare, tu sei partita dal rosario con la nonna E e ancora prima, proprio, capito? Non ne avevo proprio intenzione. sì, in modo molto libero. E poi si è approdata a universi completamente diversi, i Qing, per esempio. Io mi sono andata a documentare perché era qualcosa di cui avevo sentito parlare, ma che fino in fondo non conoscevo. Quindi è anche un libro che ti dà la possibilità di approcciarti con delle realtà che sono forse note ma a parole, ma che non si conoscono. Che cosa hai scoperto in questi passaggi, diciamo da una dimensione ad un'altra, se così possiamo dire. La felicità, cioè i Qing mi hanno accompagnato perché tu li interroghi e loro ti rispondono, ma devi imparare il linguaggio. E poi non è immediato, quando io li interrogo, ancora oggi lo faccio, e con molta sacralità. Perché se
e cedi, loro ti rispondono a tono. Te lo dicono proprio. Stai dicendo stupidaggi. E tu capisci, mi arretri. Quando li interroghi, hai bisogno di tempo per capire. Quindi lo leggi e capisci più o meno dove stai, dove sei approdata. Poi passano i giorni, la situazione evolve e tu capisci qual era il messaggio. È come una magia. Ma questi sono stati un aspetto, perché sì. Poi quando poi ti realizzi che sei coscienza, perché realizzi che sei coscienza e che sei la goccia all'interno del mare, e allora la navighi da sola, non puoi dire a nessuno qual è il percorso, non ti posso dire qual è il percorso, perché tu ce lo hai qui dentro, sai tu dove devi andare, devi interrogarti e neanche troppo, devi fluire. Ti devi lasciare andare. Infatti spesso nel libro c'è questo, due termini che ricorrono: rido e lascio andare. In questo tuo, in questa tua evoluzione, le persone intorno a te come hanno vissuto questa tua rigenerazione, questa tua continua rinascita? Le mie figlie, diciamo che mi conoscevano, per cui è stato reciproco. Gli altri sono stata una sorpresa, perché poi nei momenti in cui venivo sempre più forte, erano abituati a un'altra Stefania, quindi altri erano infastiditi, irritati. Ma quando diventi forte e non ce n'è più per nessuno. Quindi alcuni l'hanno presa bene, altri male, però va bene così. Va bene così. Io ho fatto i conti con la solitudine. Cioè, nel senso che mi sono sempre detta, anzi non sempre, quando ho avuto la consapevolezza, che non volevo mentire, perché la menzogna fa malissimo. Quindi preferibile stare da sola che mentire. E mi sono allenata anche su questo. Spunti di molte riflessioni. Il titolo, gentilezza, sembra che abbia poco a che fare con tutto quello che abbiamo detto, no? E invece c'è un filo conduttore che conduce poi alla gentilezza. Allora ti chiedo il perché di questo collegamento e del titolo del libro. Perché gentilezza? Perché sono stata sempre gentile. Era un aspetto di me che mi riconoscevano gli altri. Ah, come sei gentile, come sei gentile, come sei gentile. Poi a un certo punto ho capito che la gentilezza, al di là di essere gentile, la puoi utilizzare anche quando sei arrabbiato e anche quando c'è qualcosa che non va, imparando a dire le cose con gentilezza, ma ferma, molto ferma, perciò crudele, perché poi la verità è crudele. Diciamo che a volte la verità non è gradevole da... Però la verità, te l'ho già detto, ti difendi delle bugie, sì. No? Perché hai, un po' torniamo all'inizio, hai avuto la necessità di mettere nero su bianco tutto questo che è avvenuto dentro di te? C'è stato un nodo che si è sciolto, un nodo che si è sciolto felicemente. Però avevo sempre provato a scrivere e poi mi interrompevo. A un certo punto ho cominciato a scrivere e scrivevo e non tornavo mai indietro a leggere. Allora un mio amico mi fa: Stefania, ma tu devi leggere quello che hai scritto. E io gli dico serissima: non ci pensare proprio, perché se io vado a rileggere non scrivo più. Dopo essere stata così categorica, la sera stessa vado a casa, apro e rileggo. Però non si è bloccato.
continuato a scrivere e a scrivere, sto scrivendo ancora. E quindi non lo so. Hai trovato una dimensione che ti piace? Mi diverte, perché quando metti dei concetti e li fissi e li fissi sulla carta, non è come quando parli, vai a cercare l'essenza di quello che stai dicendo. C'è anche una logica, è quasi un fatto matematico, a volte è come se ricostruissi anche un senso a tutto quello che è stato, deve essere o è in itinere. A volte a me dà questa impressione, sì, non so, sì, se è proprio così. Delle volte scrivo, poi lascio, perché io non mi violento, mi do i tempi. Io ho bisogno di andare lenta, mi do i tempi, aspetto. Poi aggancio qualcosa che è completamente diversa, che però si aggancia, che trova delle parole che si uniscono, e quindi quella è la magia. Ultima domanda. Chi vorresti leggesse il tuo libro? Hm? Perché l'hai scritto per te, parli di te e hai detto anche perché hai avuto questa esigenza di mettere nero su bianco. Allora ti chiedo, in ultima istanza, a chi è rivolto oltre che a te? Diciamo alle persone che mi amano, e però non faccio pressione, cioè le mie figlie per esempio, due l'hanno letto in un attimo, una ancora no, però hai capito, io lascio il tempo. E quello che mi ha sorpreso, il mio ex marito, che se l'è letto, ha detto, ma perché te lo sei letto? E certo, perché non me lo dovevo leggere. Ho detto, wow, una sorpresa. E poi è dedicato alle donne e agli uomini. Sì. Alle donne e agli uomini. Stefania Ogatti, gentilezza, ne parliamo tra poco, e consiglio libroso.